Scusa Giovanna, puoi chiedere a Fabio che lo sto chiamando, non mi risponde, se lui ce l'ha nel roster di Marsala numero 5 e chi è, perché io non ce l'ho. Prima di iniziare c'è un importante messaggio da comunicare a tutti noi in occasione della celebrazione della giornata della violenza contro le donne che si è celebrata il 25 novembre. Siamo qui davanti a me e due capitani, Jessica Panucci per le ospiti e poi Alessia Mastrilli per il anche. Buon pomeriggio dal Palasport di Lanciano, 10ª giornata di andata Serie A2, girone A, sono di fronte la Tenaglia Altino Volley e la Sigel Marsala Volley. Le due capitane leggeranno un contributo per sensibilizzare il pubblico sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ha cominciato il capitano della Sigel Marsala Jessica Panucci, seguirà il capitano della Tenaglia Altino Alessia Mastrilli. Ci uniamo al contributo e al messaggio letto dalle ragazze. Ricordiamo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne indetta il 25 novembre. Ora si parte con questa gara. Si presentano i due arbitri. Primo arbitro Alessandro Oranelli di Spoleto, coadiuvato dal secondo arbitro Dalila Villano di Terni. Seguiranno le presentazioni delle due squadre. Si partirà chiaramente con la squadra ospite del Sigel Marsala Volley, che ha conquistato finora 11 punti ed ottava in classifica, con 4 gare vinte e 4 gare perse. Il Marsala scenderà sul terreno di gioco con la palleggiatrice Chiara Scacchetti, l'opposto Felicia Okenwa. Le schiacciatrici sono la numero 12 Aurora Pistolesi e Virginia Ristori, le centrali Elisa D'Este e Sveva Parini, libero Simona Vaccaro, allenatore Alessandro Del Mati, secondo allenatore Marco Lionetti. La Tenaglia Altino Volley, palleggiatrice Aurora di Arcangelo. Vediamo partita titolare per la prima volta la rientrante dall'infortunio Beatrice Meniconi, schiacciatrice. Le centrali sono Martina Spicocchi e Asia Zingoni, l'opposta Giulia Cavalenca, l'altra schiacciatrice Monica Lestini e il libero capitano Alessia Mastrilli. Primo allenatore Luca D'Amico. Coadiuvato da Giovanni Guidozzi, anche per lui l'esordio in panchina. Il primo servizio è nelle mani di Beatrice Meniconi. Pronto per inizio dell'incontro. Beatrice Meniconi, il primo servizio di questo anticipo pomeridiano, trova subito un money out Virginia Ristori e conquista il primo punto per la propria squadra. Va al servizio con Sveva Parini, la centrale. C'è un attacco a 2 per l'Altino, sfrutta subito la prima linea di Monica Lestini, difende bene il Marsala ed attacca ancora in maniera vincente la schiacciatrice Virginia Ristori. 2 su 2 per lei, un'ottima partenza. Subito un mini break, si porta in vantaggio in 2 lunghezze la squadra ospite. Questa volta è out lungo il servizio di Sveva Parini e l'altra centrale della Tenaglia Altino Volley, Martina Spicocchi, che va al servizio, chiede il primo arbitro, indica che la stessa Martina è capitano in campo, uscendo il libero Alessia Mastrilli. Bene il servizio di Martina Spicocchi, free ball per la Tenaglia Altino Volley Aurora d'Arcangelo, una fast per Asia Zingoni, non è aiutata dal nastro della rete e c'è un'incomprensione in difesa di Giulia Cavalenca, che regala il terzo punto alla squadra del Marsala. Felicia Okenwa al servizio, la palla si ferma sulla rete, vediamo anche sugli spalti qualche tifoso della Sigel Marsala. Approfittiamo per salutare tutti i tifosi di Marsala che ci stanno seguendo e tutti i tifosi siciliani. Nel frattempo Aurora di Arcangelo con un ace riporta in parità le due squadre 3-3 e si appresta di nuovo ad andare al servizio. Ancora un salto float per lei, una seconda linea di Okenwa viene bloccata dalla difesa dell'Altino e Monica Lestini da posto 4 non si fa pregare e mette a terra il quarto punto e il primo sorpasso di questa gara. Ancora Aurora di Arcangelo al servizio. Bene questa volta la ricezione del libero e ottimo la fast di Elisa D'Este con un pallonetto astuto al centro del campo, nella terra di nessuno. La palla cade a terra e si torna in parità sul 4-4. Virginia Ristori al servizio. È un ace anche per lei, non tiene questa volta la ricezione della Tenaglia Altino Volley e Virginia Ristori conquista il quinto punto. Di nuovo sorpasso per la squadra ospite siciliana. Beatrice Meniconi in ricezione, Giulia Cavalenca alza in backer per Monica Lestini, la difesa fa miracoli. Questa volta è Aurora di Arcangelo in difesa, prova ancora a difendere e la fa molto bene la squadra siciliana. Pallonetto debole per Giulia Cavalenca e l'attacco questa volta di Aurora Pistolesi è out. Un diagonale che finisce tra le braccia di mister Luca D'Amico, che con un bagger quasi perfetto rimette la palla in gioco, ma chiaramente il primo arbitro Alessandro Oranelli aveva già fischiato il termine dell'azione e sul 5 pari va al servizio Monica Lestini, che manda la palla a rete. Nuovo vantaggio per il Marsala e al servizio Elisa D'Este. Alessia Mastrilli in ricezione, Aurora di Arcangelo dietro per Giulia Cavalenca che mette a terra con un diagonale. Non potente ma preciso, e al servizio questa volta Asia Zingoni sul punteggio di 6-6. In palleggio Virginia Ristori al centro, non chiude la squadra del Marsala, ci riprova e riesce ancora Giulia Cavalenca da posto 2 e riporta in vantaggio la propria squadra di una sola lunghezza. Match al momento che si gioca punto su punto ed è ancora Asia Zingoni al servizio. Questa volta buona ricezione del Marsala, salva tutto Monica Lestini, ancora diagonale per Giulia Cavalenca e una seconda linea questa volta di Virginia Ristori, ma aveva pestato anche la linea dei 3 metri, quindi oltre a essere murata c'era stato un fallo di seconda linea commesso da Virginia Ristori. 8-6, massimo vantaggio per la Tenaglia Altino Volley di 2 lunghezze. Ancora Asia Zingoni, ancora qualche difficoltà per la ricezione del Marsala. Aurora di Arcangelo si affida all'attacco di Beatrice Meniconi e sono 3 questa volta i punti di vantaggio, e mister Davide Alessandro Del Mati chiede il primo time out per la propria squadra sul punteggio di 6-9. Sicuramente avrà da riordinare le idee dopo una partenza in vantaggio 2-0. Si è giocato punto su punto fino al 6 pari e adesso la Tenaglia Altino Volley tenta l'allungo. E ancora Asia Zingoni, la centrale toscana, in forza anche lo scorso anno nell'annata della promozione. La palleggiatrice Chiara Scacchetti al servizio sul punteggio di 7-9, riceve molto bene Beatrice Meniconi, prova al centro Martina Spicocchi ma viene fermata dal muro di Sveva Parini, muro a 1, e si avvicina nuovamente la Sigel Marsala sotto di un solo punto questa volta. Ancora la palleggiatrice al servizio Aurora di Arcangelo per Beatrice Meniconi, fa buona guardia il libero ospite e l'opposta Felicia Okenwa fissa il punteggio sul 9 pari. Tutto da rifare per la Tenaglia Altino Volley dopo aver conseguito un vantaggio di 3 punti. Bene ha fatto mister Del Mati a chiedere un time out e riportare il punteggio sul 9-9. Nel frattempo Martina Spicocchi con ottimo primo tempo chiude una veloce al centro in sintonia con Aurora di Arcangelo, torna in vantaggio di un solo punto la Tenaglia Altino Volley e al servizio Giulia Cavalenca. Ancora bene la ricezione del libero Simona Vaccaro, mette in condizioni la palleggiatrice di alzare al centro un primo tempo per Sveva Parini. Si torna a parità 10-10 ed è Aurora Pistolesi al servizio. la forza, bene Alessia Mastrilli, pipe di Giulia Cavalenca che sfiora il soffitto, ancora Alessia Mastrilli, un tuffo plastico per recuperare una palla difficilissima e Felicia Okenwa trova un money out e riporta in vantaggio la propria squadra 11-10 ed è Aurora Pistolesi al servizio, ancora forte il suo servizio, sale in cielo Felicia Okenwa, nulla può questa volta in difesa la bravissima Alessia Mastrilli e sono due questa volta i punti di vantaggio per la Sigel Marsala Volley. Ancora Pistolesi, ancora una battuta che mette in difficoltà con la sua spin e Luca D'Amico, questa volta in svantaggio di 3 punti. Prima 3 punti a recuperare li aveva la Sigel Marsala e li ha recuperati, addirittura adesso in vantaggio di 3 punti. Chiede il suo primo time out Luca D'Amico, ha dato sicuramente le giuste indicazioni alle proprie ragazze. E Aurora Pistolesi effettua il 4° servizio consecutivo, questa volta non si affida a una spin ma comunque mette ancora in difficoltà la ricezione dell'Altino. Una pipe presa da Alessia Mastrilli, un diagonale troppo lungo di Beatrice Meniconi, ottima la difesa di Alessia Mastrilli su un attacco di seconda linea di Aurora Pistolesi e sono 4 i punti di vantaggio questa volta per il Marsala, 14-10. Ancora Aurora Pistolesi, questa volta spin il suo servizio Aurora di Arcangelo, pipe per Cavalenca e nulla può questa volta la difesa di Aurora Pistolesi. Torna al servizio Beatrice Meniconi, punteggio 11-14. Bene la ricezione del libero Vaccaro, ottimo il muro questa volta a fermare l'attacco di Virginia Ristori, fermata anche in difesa da Alessia Mastrilli, muro a 2 di Lestini e Spicocchi. Sporca ancora il muro Spicocchi, questa volta la seconda linea di Cavalenca viene fermata dalla difesa del Marsala. Sembrava aver difeso anche questa volta una palla impossibile Alessia Mastrilli, ma primo arbitro Alessandro Oranelli dice che la palla ha toccato il terreno di gioco e quindi ferma l'azione e assegna il punto alla Sigel Marsala Volley. Ci sembra giusta la sua decisione, avallata anche da nessun tipo di protesta da parte della squadra di casa. Out questa volta l'attacco di seconda linea di Aurora Pistolesi. Si torna a -3 e al servizio Martina Spicocchi. Palla direttamente a rete. e Felicia Okenwa. Aurora di Arcangelo, Monica Lestini difende come può Okenwa, difende in tuffo Alessia Mastrilli, seconda linea di Giulia Cavalenca. Aurora di Arcangelo al servizio del 13-16. Si affida dietro alla propria centrale, fa ancora buona guardia alla difesa del Marsala. Aurora di Arcangelo per Monica Lestini, che con un pallonetto cerca di sorprendere la squadra del Marsala, che questa volta in maniera anche fortunosa trova un punto con Aurora Pistolesi. La palla si arrampica sulla rete e cade a terra nel campo dell'Altino. Virginia Ristori al servizio. Beatrice Meniconi, pallonetto lungo di Giulia Cavalenca. 18-13. Sul punteggio di 13-18, questa volta i punti sono 5. Luca D'Amico chiede il suo secondo e ultimo timeout di questo primo set, giocato in perfetto equilibrio fino al 9-9, ma poi c'è stato uno strappo in vantaggio della squadra del Marsala e ora i punti da recuperare sono ben 5 per la Tenaglia Altino Volley. Al servizio la schiacciatrice Virginia Ristori, riceve Beatrice Meniconi. Aurora di Arcangelo dietro per Monica Lestini, possibilità di contrattacco per il Marsala e una fasti vincente questa volta di Elisa D'Este, consegna il 19° punto alla squadra ospite. Ancora Virginia Ristori al servizio. Viene ancora fermata a muro Monica Lestini, ci riprova in posto 4, questa volta con un pallonetto Giulia Cavalenca, ma tira forte Aurora Pistolesima, fa buona guardia il muro dell'Altino, prova ad attaccare Giulia Cavalenca, ci riprova Pistolesi con un diagonale stretto, prova in tuffo Giulia Cavalenca a prenderla, non riesce nell'impresa e il punteggio scivola a favore del Marsala a 20-13. Ancora Ristori al servizio, questa volta il diagonale da posto 4 di Giulia Cavalenca è vincente, cade la palla proprio lo spigolo del posto 5. Prova ad avvicinarsi la squadra di casa, che ne ha ben 6 di punti a recuperare. A Monica Lestini serve ancora a rete e regala il 21° punto al servizio Elisa D'Este. Beatrice Meniconi, Aurora di Arcangelo, Giulia Cavalenca, ancora vincente il suo diagonale da posto 2, questa volta la mette in posto 1, ancora a segno Giulia Cavalenca. Asia Zingoni, combinazione vincente al centro di Sveva Parini, ottima l'intesa con Chiara Scacchetti, è la stessa Scacchetti che va al servizio, la palleggiatrice riceve Monica Lestini, Aurora di Arcangelo, Beatrice Meniconi prova con un pallonetto, viene fermata dal muro. In bacher Alessia Mastrilli, ancora alta per Giulia Cavalenca che prende le mani del muro e il muro manda la palla out e conquista il 16° punto. La squadra della Tenaglia Altino Volley, ma ben 22 sono i punti conquistati finora dalla Sigel Marsala Volley. Giulia Cavalenca, fast vincente questa volta per Aurora Pistolesi, è lei stessa che va al servizio. Servizio spin per lei dopo un'ottima ricezione di Alessia Mastrilli, ci pensa Giulia Cavalenca da seconda linea a chiudere. Un altro punto per la Tenaglia Altino Volley, ma sono sempre 6 i punti da recuperare. Ci prova Beatrice Meniconi al servizio, non perfetta questa volta la ricezione del Marsala. Free ball per l'Altino, fast di Martina Spicocchi, ma viene fermata dal muro. Ottima la difesa questa volta di Monica Lestini, pallonetto vincente di Giulia Cavalenca, ancora un punto per Giulia Cavalenca. Sono 5 questa volta i punti da recuperare. Ancora al servizio Beatrice Meniconi, non la prende bene questa volta Okenwa. Monica Lestini da posto 4 viene fermata dalla difesa del Marsala. Giulia Cavalenca questa volta con un pallonetto, ma capisce tutto il libero Vaccaro, che forse si procura un leggero infortunio. In palleggio Monica Lestini, provano a sorprendere Beatrice Meniconi che con rantuffo recupera in difesa, ancora una difesa di Beatrice Meniconi e una fast vincente di Martina Spicocchi. L'azione più lunga sicuramente del match, con recuperi spettacolari. Effettua il primo cambio l'Altino, esce Monica Lestini ed entra Federica Comotti in prima linea. I punti a recuperare sono 4 adesso, ancora Beatrice Meniconi, bene questa volta ricezione del libero Vaccaro, bene ancora, peccato, ce l'aveva messa tutta Beatrice Meniconi a difendere un attacco di Felicia Okenwa. E adesso sono 6 i set point a disposizione per la Sigel Marsala. Il primo è nelle mani di Sveva Parini. Federica Comotti attacca, difende bene la Sigel Marsala, ma Aurora Pistolesi attacca out, palla è fuori. Martina Spicocchi ha annullato il primo set point, ne ha ancora 5, lo ripetiamo, il Marsala a sua disposizione. Martina Spicocchi, perfetta questa volta la ricezione di Vaccaro e anche l'attacco vincente di Virginia Ristori. 25-20 si chiude questo primo set giocato a fase alterne da parte dell'Altino, squadra di casa. Ha mantenuto sempre il suo vantaggio dopo il 9 pari, invece la squadra del Marsala, che ci è sembrata molto più determinata e concentrata. Fra 3 minuti assisteremo al secondo set. E adesso siamo pronti per l'inizio del secondo set. Si parte con il secondo set, il primo lo ricordiamo vinto 20-25 dalla squadra del Marsala. Primo set, migliore realizzatrice Giulia Cavalenca per la squadra di casa, seguita da Martina Spicocchi con 3 punti, Giulia Cavalenca 9, per la squadra ospite a pari punti 4 la centrale Sveva Parini e Virginia Ristori. Si parte con al servizio la squadra del Marsala e trova subito un ace vincente di Aurora Pistolesi con il suo servizio spin. Anche nel primo set aveva messo in difficoltà la squadra avversaria. Ancora a disposizione un servizio per lei, ancora spin, questa volta è Alessia Mastrilli a ricevere, attacca Monica Lestini, ma viene fischiato in questo momento un'invasione a rete per la stessa Monica Lestini. E si parte come il primo set, ovvero 2-0 per la Sigel Marsala. Ancora Aurora Pistolesi al servizio, ancora servizio spin, ancora difficoltà per la ricezione dell'Altino. Free ball a disposizione del Marsala, bene la difesa dell'Altino, seconda linea murata. Giulia Cavalenca ci prova con un pallonetto lungo, Monica Lestini si affida ancora in seconda linea a Giulia Cavalenca Un contrasto a rete vinto questa volta da Felicia Okenwa. (3-0 parziale. Ancora a favore della squadra ospite. E la stessa Aurora Pistolesi al servizio. Ancora un attacco, un servizio spin. Seconda linea per Giulia Cavalenca. Fa buona guardia la difesa del Marsala. È un attacco di Virginia Ristori. Viene fermata a muro, ma il muro non può far altro che mandare la palla out e consegnare il quarto punto. 4-0 per il Marsala. È sempre lei in questo set, secondo set ha solo battuto lei. Aurora Pistolesi si sarà stancata e ha mandato la palla a rete. Martina Spicocchi sul punteggio di 1-4. Palla out per Martina Spicocchi. Si comincia subito con un errore in battuta. E la centrale Sveva Parini al servizio. Beatrice Meniconi, Aurora di Arcangelo. Questa volta è vincente il Monica Lestini con un attacco in diagonale da posto 4. Aurora di Arcangelo, giovane palleggiatrice, ricordiamo 2001. Ancora buona l'intesa in attacco tra Chiara Scacchetti e Virginia Ristori. Si torna a +4 per la Sigel Marsala Volley, punteggio di 6-2. Riceve molto bene Beatrice Meniconi, prova con un pallonetto Monica Lestini e questa volta da seconda linea Felicia Okenwa non supera la rete e consegna il terzo punto alla Tenaglia Altino Volley. Monica Lestini prova con una palla corta riconsegnata nelle mani dell'Altino e Giulia Cavalenca chiude da posto 2 e l'Altino si riporta a -2 dal Marsala. Ancora Monica Lestini al servizio, sceglie ancora un servizio corto, fast per D'Este e non questa volta in difesa. Aurora di Arcangelo riesce a trattenere la palla è sul punteggio di 7-4. Virginia Ristori va al servizio, flot per lei Alessia Mastrilli, Aurora d'Arcangelo e Giulia Cavalenca. Questa volta viene fermato dal muro a 2 di Pistolesi e D'Este. 8-4, torna a +4 il vantaggio della squadra ospite, che era partita, ricordiamo, 4-0 con 4 servizi Aurora Pistolesi. Aurora di Arcangelo, seconda linea per Monica Lestini, prova con un pallonetto anche per Pistolesi, Mastrilli per Cavalenca. Ancora Pistolesi, questa volta prova a forzarla. Aurora di Arcangelo consegna alla centrale D'Este, ma fa buona guardia la difesa Del Marsala, seconda linea, questa volta viene fermata dal muro l'americana Felicia Okenwa. Ancora un'azione lunga della gara, chiusa in maniera vincente della Tenaglia Altino Volley, che va al servizio con Asia Zingoni. È libero Vaccaro, buona sua ricezione, pallonetto recuperato da Monica Lestini, prova e riesce ad attaccare in maniera vincente Beatrice Meniconi. Ricordiamo, prima gara da titolare per lei dopo un intervento al ginocchio che l'ha tenuta fuori praticamente dalla preparazione fino a qualche settimana fa. L'abbiamo vista rientrare ad Olbia, ma soltanto per effettuare il giro dietro in difesa. L'attacco di Okenwa non passa, ancora a rete, si rifà sotto. 7-8. E allora mister Del Mati chiede il primo time out, pure essendo in vantaggio per 8-7, ma ha visto la sua squadra forse deconcentrata e sicura di poter giocare in maniera un pochino più rilassata, visto l'andamento del primo set e come è partito questo secondo set. Ma ricordiamo che nella pallavolo si vince quando si arriva a 25 e quando cade l'ultima palla a terra. Bisogna rimanere concentrati fino alla fine. Asia Zingoni, libero Vaccaro, e questa volta è Aurora Pistolesi che viene fermata a muro da Giulia Cavalenca. E si torna 8-8. Asia Zingoni al servizio. E sorprende tutti questa volta Chiara Scacchetti con una seconda, nascondendo la palla fino alla fine. Ricordiamo una palleggiatrice lo scorso anno, era in A2 a Montecchio, ma con un passato in A1 a Chieri e a Scandicci, quindi con una carriera veramente da invidia per lei. Ancora una seconda linea, questa volta è Virginia Ristori, ma viene fermata dalla difesa dell'Altino, e l'attacco in diagonale di Giulia Cavalenca è vincente, 9-9. 9-9 come il primo set, si era 9-9. Vediamo come si evolverà questa seconda parte di questo secondo set. Giulia Cavalenca, bene la ricezione del Marsala, al centro Sveva Parini, capisce tutto Alessia Mastrilli da seconda linea, un pallonetto di Monica Lestini viene fermata, possibilità di attaccare ancora questa volta per Martina Spicocchi, in backer Simona Vaccaro, recupera ancora la squadra del Marsala e questa volta la fast di Martina Spicocchi è vincente, e primo vantaggio di questo secondo set per l'Altino Tenaglia Volley. Sicuramente non è semplice recuperare un set dopo aver perso il primo 25-20 e sotto subito di 4 punti, 4-0, e invece la squadra non ha mollato mai, ci ha creduto, ha recuperato e vediamo ora come si giocherà questa parte finale del secondo set. Ancora out un attacco di seconda linea di Felicia Okenwa, ancora Giulia Cavalenca. 11-9 questo secondo set. Ancora buono il suo servizio e Martina Spicocchi attacca sulle mani della palleggiatrice Chiara Scacchetti. 12-9 massimo vantaggio in questo set per la Tenaglia Altino Volley, come 3 erano i punti di vantaggio anche nel primo set, ma poi recuperati e il set vinto brillantemente dal Marsala. Scacchetti si affida al centro, una veloce di Sveva Parini, chiude l'ottima combinazione e torna a -2 la Sigel Marsala Volley. Beatrice Meniconi, Aurora di Arcangelo, seconda linea per Cavalenca, salva Martina Spicocchi ma nulla può l'Altino sull'attacco senza muro di Aurora Pistolesi. Si torna a -1 al servizio, ancora la palleggiatrice Chiara Scacchetti, secondo servizio consecutivo per lei. Alessia Mastrilli, Aurora di Arcangelo, ancora seconda linea, questa volta out, non tocca il muro di Giulia Cavalenca e si torna in parità 12-12, vanificati i 3 punti di vantaggio acquisiti dalla Tenaglia Altino Volley. Da 12-9 si va a 12 pari, ancora Scacchetti al servizio, questa volta riceve Beatrice Meniconi, Aurora di Arcangelo, fast di Martina Spicocchi, fermata dalla difesa del Marsala e questa volta Felicia Okenwa attacca sul nastro e nulla può la difesa dell'Altino, che era anche pronta sulla traiettoria dell'attacco. Ancora Chiara Scacchetti, c'è stato il sorpasso nel frattempo. 13-12 per Marsala, ma Martina Spicocchi con una fast riacciuffa la parità 13-13 e manda al servizio Beatrice Meniconi. Scacchetti al centro per Sveva Parini, possibilità di attaccare, attacca in palleggio Monica Lestini, da posto 2 chiude un diagonale Aurora Pistolesi ma il suo diagonale si perde out, torna avanti l'Altino di un punto 14-13 e manda Beatrice Meniconi ancora in battuta. Ancora qualche difficoltà, invasione dopo una ricezione non perfetta di Aurora Pistolesi. Ha provato a salvare tutto Chiara Scacchetti ma essendo di seconda linea non poteva saltare e prendere la palla sopra al bordo superiore della rete e ha commesso un fallo di invasione. Nel frattempo vediamo che esce la numero 12 Aurora Pistolesi ed entra una vecchia conoscenza della Tenaglia Altino Volley, ovvero l'attaccante Jessica Panucci, ex di turno, e c'è stato anche un altro cambio per la Tenaglia Altino Volley. È uscita la palleggiatrice Aurora di Arcangelo, è entrata la giovanissima Carola Ollino, classe 2003, riceve Jessica Panucci. prova con un pugno Okenwa a rimandare la palla dall'altra parte della rete, alza in backer Martina Spicocchi perché non c'è la palleggiatrice in campo, e questa volta l'attacco di Felisa Okenwa non può far nulla Beatrice Meniconi. Si chiude il cambio tra la palleggiatrice di Arcangelo e la schiacciatrice Ollino. E della nuova entrata Jessica Panucci al servizio, lungo il suo servizio, ben ricevuto da Alessia Mastrilli, e ancora lei Felisa Okenwa trova un muro out, e ancora Jessica Panucci sul punteggio di 15-15. Si è tornato in parità. Servizio corto, fa buona guardia Alessia Mastrilli, seconda linea Giulia Cavalenca con una pipe perfetta, consegna il 16° punto alla propria squadra e manda al servizio Martina Spicocchi. Riceve Jessica Panucci, si affida ancora alle mani di Okenwa, ancora l'opposta americana, questa volta in pallonetto, prova ad attaccare Monica Lestini, e questa volta dopo 3 attacchi consecutivi Felisa Okenwa porta di nuovo in parità il risultato di questo secondo set, 16-16. È pronta Federica Comotti al posto di Monica Lestini. Esce la numero 10 Sveva Parini per la Sigel Marsala Volley ed entra Nicole Gamba, va direttamente al servizio Nicole Gamba, Beatrice Meniconi, Aurora di Arcangelo, seconda linea per Cavalenca che prova con un pallonetto, attacca Virginia Ristori, viene fermata dal muro, così come il muro ferma l'attacco di Giulia Cavalenca, questa volta muro vincente di Elisa D'Este. Ancora Nicole Gamba al servizio. Riceve questa volta Comotti e una seconda di Aurora di Arcangelo. Mostra personalità questa ragazza 2001. Si accolla tutte le responsabilità sulle spalle e conquista il 17° punto. Ancora lei al servizio, Aurora di Arcangelo. Riceve Jessica Panucci, attacca Okenwa, viene fermata dal muro, attacca nuovamente, questa volta trova un muro out e va al servizio lei stessa sul punteggio di 18-17, torna in vantaggio di un punto la Sigel Marsala Volley. Ancora un attacco a 3 per la Tenaglia Altino Volley con Comotti, Zingoni e Cavalenca. Vediamo chi si affiderà. Aurora di Arcangelo, mano calda di Giulia Cavalenca, sicuramente al momento l'attaccante con più punti a carico, Federica Comotti, la nuova entrata per l'Altino, al salto sul libero Vaccaro, difende bene l'Altino, attacca forte Giulia Cavalenca e la sua palla si stampa proprio sull'incrocio delle righe. Torna in vantaggio la Tenaglia Altino Volley, 19-18. Comincia a crederci anche il pubblico di casa, comincia a farsi sentire dopo tanta sofferenza, ma si sentono anche i sostenitori siciliani del Marsala. Servizio out di Federica Comotti, 19-19. È pronta Virginia Ristori, riceve Beatrice Meniconi, Aurora di Arcangelo ancora su Giulia Cavalenca, ma la palla è out, aveva superato le mani del muro avversario, ma la palla finisce out. Ancora Virginia Ristori, Beatrice Meniconi, Aurora Arcangelo al centro, Asia Zingoni prova con un pallonetto a sorprendere la difesa avversaria, ci prova Beatrice Meniconi e viene fermata dal muro della palleggiatrice Chiara Scacchetti. E sul punteggio di 19-21 chiede il primo time out di questo secondo set Luca D'Amico. Vediamo cosa avrà da dire alle proprie ragazze affinché possano concludere al meglio questo secondo set giocato in perfetta parità fino al 19 pari. C'è stato un break proprio adesso vincente per la Sigel Marsala Volley, muro della sua palleggiatrice Chiara Scacchetti ha consegnato il 21° punto ed è ancora Virginia Ristori e la palla è direttamente out. Giudica bene Beatrice Meniconi la palla out, 20-21. Al servizio Asia Zingoni, bene il suo servizio su Jessica Panucci che prova a attaccare ma viene fermata dal muro e la Cavalenca, ma questa volta fa buona guardia alla difesa del Marsala, così come difende bene la squadra di casa dell'Altino. È una pipe questa volta vincente di Virginia Ristori, ristabilisce il vantaggio di 2 punti per la propria squadra. Al servizio la nuova entrata Ferraro, Aurora di Arcangelo al centro, vincente l'attacco di Martina Spicocchi, si torna 21-22 sotto di 1 punto e Giulia Cavalenca. Out il suo servizio, peccato per la propria squadra. Proprio sul finale di questo set, 21-23, e Chiara Scacchetti servizio corto, non può far altro che mandare la palla in palleggio. Vaccaro si affida a un pallonetto di Okenwa, bloccato anche a muro Beatrice Meniconi, e sul 24-21 sono 3 le palle set a disposizione per la Sigel Marsala Volley. La palleggiatrice Chiara Scacchetti ha nelle mani il primo dei 3 set point, ma Luca D'Amico chiede la seconda interruzione di questo secondo set, secondo time out e ultimo a sua disposizione. Si riprende, ha qualcosa da dire il primo arbitro Alessandro Oranelli al capitano Chiara Scacchetti. Anche se il capitano al referto è Jessica Panucci per la Sigel Marsala Volley. Beatrice Meniconi, Aurora di Arcangelo al centro, viene fermata da un muro di Sveva Parini e il secondo set si chiude sul punteggio di 21-25, il primo 20-25, 2-0. Fra 3 minuti assisteremo al terzo set, non abbandonateci. Pronti per il terzo set, leggiamo qualche dato statistico del secondo. Per la Tenaglia Altino Volley, migliore realizzatrice Giulia Cavalenca con 6 punti, seguita da Martina Spicocchi con 4. Per il Marsala, Felicia Okenwa con 7 punti, seguita da Aurora Pistolesi e Virginia Ristori con 3 punti. Percentuale in ricezioni 61 per Altino, meglio 56 per Marsala, ma in attacco sicuramente meglio 35 contro 29 per l'Altino. Si è partito con l'Altino al servizio, subito in vantaggio 1-0 la squadra della Sigel Marsala Volley. Monica Lestini in diagonale, il suo attacco viene preso dalla difesa ospite, ci prova e questa volta a dare una mano alla squadra Altino, e il nastro della rete. Prima aveva favorito la squadra del Marsala, ora ha favorito la squadra dell'Altino. Si torna in perfetta parità 1-1. Martina Spicocchi al servizio, sale in cielo Virginia Ristori, ma il suo attacco viene preso dalla difesa dell'Altino, e questa volta il suo secondo attacco viene murato dalla palleggiatrice Aurora di Arcangelo insieme ad Asia Zingoni a muro. Martina Spicocchi Okenwa, diagonale preso in backer da Giulia Cavalenca, e viene fischiato un fallo di doppia ad Aurora di Arcangelo, e si torna in perfetta parità 2-2. Okenwa al servizio sul punteggio di 2-2. Nastro Beatrice Meniconi, e questa volta l'attacco di Monica Lestini è vincente, 3-2. Aurora di Arcangelo. Scacchetti in backer Okenwa, free ball per l'Altino, al centro la chiude in maniera vincente Asia Zingoni. Aurora di Arcangelo sul punteggio di 4-2. Ancora buono il suo servizio, Scacchetti per Ristori, muro vincente ancora Giulia Cavalenca insieme ad Asia Zingoni. Ancora Aurora di Arcangelo. Okenwa da seconda linea, capisce tutto Alessia Mastrilli, ma Giulia Cavalenca si stampa sul muro di D'Este. Alessia Mastrilli in ricezione, pallonetto di Monica Lestini, tocca il muro l'attacco del Marsala, e da posto 4 Giulia Cavalenca e vincente il suo attacco, si torna a più 3, 6 a 3. Servizio corto di Monica Lestini, 2 palle dubbie. Alessia Mastrilli, sia l'alzata che l'attacco con una mano non fischiata dal primo arbitro Alessandro Oranelli. Torna a meno 2 la squadra del Marsala. Alessia Mastrilli, Aurora di Arcangelo al centro per Asia Zingoni. Ottima la difesa di entrambe le squadre. E l'attacco di Aurora Pistolesi viene solo sporcato dal muro dell'Altino. E i punti sono 5 per la Sigel Marsala contro 6 dell'Altino. Alessia Mastrilli, qualche difficoltà per lei, possibilità di contrattacco per la Sigel. Aurora di Arcangelo, diagonale out di Giulia Cavalenca e si torna in parità. Tutto da rifare per l'Altino. E ancora Elisa D'Este al servizio. Alessia Mastrilli, Aurora d'Arcangelo, Beatrice Meniconi trova un muro out. Pronta Asia Zingoni. Scacchetti, seconda linea per Okenwa. Ottimo il suo attacco a seconda linea, nulla può la difesa di Asia Zingoni. Sette a 7. Pallonetto di Giulia Cavalenca, con difficoltà la difesa del Marsala riconsegna una possibilità di attacco, la palla non cade, così sembrava aver segnalato in un primo tempo il primo arbitro, ma poi si corregge. Ha ancora qualcosa da ridire Alessia Mastrilli e si becca un cartellino giallo. Torna a più 1 l'Altino e al servizio Giulia Cavalenca. Bene la ricezione del Marsala, pipe vincente di Aurora Pistolesi, è lei stessa che va al servizio sull'8-8. Aurora Pistolesi al servizio, battuta spin per lei, seconda linea Giulia Cavalenca e questa volta viene fischiato un fallo di doppia a Chiara Scacchetti. fischiando la prima ad Aurora di Arcangelo. Per l'Altino si è sentito costretto a fischiarne uno simile a Chiara Scacchetti. Beatrice Meniconi, ottimo l'attacco vincente di Sveva Parini, la palla era a terra, ha provato a giocare ancora l'Altino ma l'arbitro aveva già fischiato. La stessa Sveva Parini al servizio. Beatrice Meniconi, in backer alza Alessia Mastrilli, da posto 4 Monica Lestini, muro di Spicocchi, e questa volta Monica Lestini la chiude con un mono out, trova le mani del muro e conquista il 10º punto. Si va in doppia cifra per l'Altino, 10-9. Martina Spicocchi. Straordinari per Chiara Scacchetti. Però ci pensa lei. Virginia Ristori con un astuto lungolineo a chiudere e andare in doppia cifra anche per lei. Felicia Okenwa al servizio, riceve Alessia Mastrilli, pallonetto lungo di Monica Lestini, muro attento di Asia Zingoni, seconda linea ma palla non toccata al muro, è spedita fuori da Aurora Pistolesi. Aurora di Arcangelo Aurora Pistolesi in ricezione, D'Este la rimanda come può in pallonetto con la mano e la chiude Giulia Cavalenca da posto 2. Ancora Aurora di Arcangelo al servizio. (12-10) il risultato in questo terzo set a favore della squadra di casa. Viene fermata questa volta Virginia Ristori. Possibilità di free ball per l'Altino con Giulia Cavalenca, la prova con un pallonetto ma la palla non tocca le mani del muro e viene giustamente segnalato un fallo di doppio tocco per Giulia Cavalenca. Al servizio Virginia Ristori, Beatrice Meniconi, Aurora Arcangelo in backer per Monica Lestini, viene murata ma è attentissima la difesa di Alessia Mastrilli. Possibilità di contrattacco per Aurora Pistolesi, prova una parallela Giulia Cavalenca ma manda la palla out e si torna in perfetta parità, 12-12. Virginia Ristori al servizio. Alessia Mastrilli, Aurora Arcangelo dietro per Monica Lestini. Fa buona guardia la palleggiatrice questa volta in difesa. Aurora di Arcangelo affida in posto 4 a Giulia Cavalenca che scarica un bolide che buca le mani del muro e conquista il 13º punto per la squadra di casa. manda al servizio Monica Lestini sul punteggio di 13-12. Corto il suo servizio, prova a chiuderla la centrale D'Este, in Bacher in seconda linea Alessia Mastrilli per Monica Lestini, non la chiude neanche Okenwa, ci prova Beatrice Meniconi che trova le mani del muro di Scacchetti e conquista il 14° punto, 14-12. Monica Lestini. Seconda linea in pallonetto, Okenwa, capisce tutto Cavalenca, ci riprova ancora Beatrice Meniconi, viene fermata questa volta dal muro e la piazza con un tacco in parallela Aurora Pistolesi. Bellissimo il suo gesto atletico e riporta la propria squadra a -1. Servizio Elisa D'Este, Beatrice Meniconi al centro, Asia Zingoni viene fermata dalla difesa del Marsala, ancora Beatrice Meniconi, ancora attentissima la difesa del Marsala e questa volta invece viene fermata Giulia Cavalenca dal muro avversario. C'erano due giocatrici a terra per il Marsala, si erano scontrate, non ne ha approfittato l'Altino, anzi ha consegnato il 14° punto e quindi di nuovo parità. Elisa D'Este al servizio, Alessia Mastrilli bene la sua ricezione, Aurora di Arcangelo. Bene ancora la difesa di Aurora di Arcangelo, seconda linea per Okenwa, Mastrilli, Cavalenca, ancora attenta la difesa di Mastrilli, pallonetto di Monica Lestini, seconda linea di Ristori e l'attacco di Beatrice Meniconi finisce sull'antenna e quindi out. 14-15. Luca D'Amico chiede il suo primo timeout di questo terzo set, sotto di un punto finora l'aveva condotto questo primo set ed è tornato prova a metà set sotto di un punto e ha corso ai ripari chiedendo il suo primo timeout a disposizione. 30 secondi per riordinare le idee, tutto pronto per riprendere il gioco. Elisa D'Este al servizio, la centrale del Marsala. Riceve Beatrice Meniconi e non riesce ad attaccare se non in palleggio. Bene la difesa di Alessia Mastrilli, ancora in un attacco in palleggio per Giulia Cavalenca, fa buona guardia in difesa Monica Lestini, possibilità di attaccare per Marsala, ottima la difesa di Alessia Mastrilli, ma c'è ancora una free ball per il Marsala nelle mani di Aurora Pistolesi che neanche a dirlo con una parallela la chiude e porta la sua squadra a +2. Sottolineiamo l'ottima difesa di Alessia Mastrilli che prova a caricare davvero capitano la propria squadra, sotto di 2 set e di 2 punti in questo terzo set. valuta bene questa volta la palla out, la lascia e si torna a -1. Asia Zingoni al servizio, punteggio 15-16. In palleggio riceve la squadra del Marsala, prova un contrasto in aria Spicocchi e c'è un'invasione fischiata a Giulia Cavalenca. Azione un po' confusa sotto rete. Il secondo arbitro Dalila Villano non ha dubbi e fischia un fallo di invasione all'Altino, consegnando il 17° punto alla squadra ospite, 17-15. Aurora di Arcangelo per Beatrice Meniconi, che attacca nel proprio campo, e ora i punti di vantaggio sono 3 per la squadra ospite. E Chiara Scacchetti la palleggiatrice. Beatrice Meniconi riceve, Aurora di Arcangelo alza per posto 2 a Giulia Cavalenca, attacco vincente proprio sulla linea dei 9 metri e Giulia Cavalenca prova a caricare la propria squadra e avvicinarsi il più possibile. Buono il suo servizio in Baker e viene fermata a muro Felicia Okenwa. Martina Spicocchi ridà speranza alla propria squadra con questo muro. Giulia Cavalenca al servizio e questa volta è vincente l'attacco di Sveva Parini al centro e si torna a +2 e il vantaggio per il Marsala e Aurora Pistolesi, che tanto ha fatto male nei primi 2 set con i suoi servizi spin. Ci prova anche questa volta, ma il servizio è out di poco, ma è out. Al centro questa volta viene fermata Sveva Parini, ci prova con un pallonetto Ristori, fermata ancora dall'attenta difesa dell'Altino. In posto 4 difficile ma non impossibile per Monica Lestini, con un pallonetto di sinistro chiude al centro del campo dove nessuno può arrivarci. E sul punteggio di 19-19 chiede il primo time out mister Del Mati. Tutto da rifare per il Marsala, che era in vantaggio in questo finale di terzo set di 2 punti, 19-19. Vediamo se saranno brave le ragazze della Tenaglia Altino Volley a prolungare questo match e portarlo intanto al quarto. Beatrice Meniconi al servizio, non effettua cambi per il momento nessuna delle 2 squadre. Bene la ricezione di Vaccaro, bene la difesa di Giulia Cavalenca e mette a terra un attacco vincente Monica Lestini porta in vantaggio la propria squadra Monica Lestini con un pallonetto e un attacco, quindi con 2 punti ribalta le sorti della gara. Ancora buono il servizio di Beatrice Meniconi, questa volta invece è vincente l'attacco di Virginia Ristori. Ecco il primo cambio, l'abbiamo chiamato, esce Sveva Parini ed entra con il numero 9 Nicole Gamba al servizio sul punteggio di 20-20. Bella ricezione di Beatrice Meniconi, un pallonetto, prova Giulia Cavalenca da seconda linea, non è vincente il suo, ma lo è quello di Aurora Pistolesi da seconda linea. Ancora Nicole Gamba, torna in vantaggio 21-20 Sigel Marsala Volley. Si fa sentire il proprio pubblico, non numeroso ma rumoroso. Difficoltà per la Tenaglia, fischia un fallo di seconda linea ad Aurora di Arcangelo. Ed errato, ci sembrava strano ma era errata la segnalazione di Alessandro Oranelli. Il primo arbitro aveva fischiato un fallo di seconda linea ad Aurora di Arcangelo, ma Aurora di Arcangelo è seconda linea. Vediamo infatti l'opposta, Giulia Cavalenca in seconda linea, quindi viene fischiato un doppio fallo. Si ripete l'azione e si riparte dal punteggio di 21-20. Ancora Nicole Gamba, ancora qualche difficoltà questa volta per Beatrice Meniconi, ma ci pensa Monica Lestini a chiudere con un attacco in diagonale proprio nello spigolo del terreno di gioco. Si chiude intanto il cambio tra Nicole Gamba e Sveva Parini. Martina Spicocchi al servizio sul punteggio di 21-21. 4 punti dividono la fine di questo set se non si va ai vantaggi. Bene questa volta la difesa di Giulia Cavalenca, l'attacco di Monica Lestini viene sporcato dal muro. Ancora un tuffo plastico di Giulia Cavalenca, difesa ancora di Beatrice Meniconi, prova con un pallonetto, vincente Monica Lestini, 22-21, torna in vantaggio l'Altino e chiede un secondo time out mister Davide Alessandro Del Mati. (22-21) Si torna in campo, finite le interruzioni per la Sigel Marsala Volley, ne avrebbe un'altra mister Luca D'Amico. E intanto c'è un cambio per il Marsala, esce Virginia Ristori ed entra la ex di turno Jessica Panucci. Martina Spicocchi al servizio. Lungolina per lei, di prima intenzione Monica Lestini, provano a recuperare la palla la difesa, le ragazze del Marsala, ma nulla possono sull'attacco di prima intenzione di Monica Lestini. Grandioso questo finale di set per Monica Lestini, se non abbiamo contato male sono 5 punti in questo finale di set per Monica Lestini. Difende bene Spicocchi, contrasto aereo di Asia Zingoni, difende ancora bene Beatrice Meniconi, attacca Monica Lestini come può e questa volta è vincente l'attacco di Felicia Okenwa. Nulla può Giulia Cavalenca, però ci sembra di vedere un'altra squadra in questo finale terzo set. Speriamo per la squadra di casa che non sia troppo tardi questo risveglio. Ancora Felicia Okenwa al servizio, sul 22 chi batte, 23 chi riceve. Bene la ricezione di Alessia Mastrilli, seconda linea Giulia Cavalenca, ma capisce tutto la difesa del Marsala e l'attacco di Felicia Okenwa. Sembrava out, ma non sono dello stesso avviso i due arbitri e segnalano una palla dentro e il punteggio torna in parità, 23 a 23. Una richiesta di formazione da parte del capitano Alessia Mastrilli. C'è ancora un attacco a due per l'Altino con Lestini e Zingoni. Hai qualche difficoltà per la ricezione dell'Altino e questa volta la palla out è chiamata ad Aurora Pistolesi, un attacco di seconda linea. Non è d'accordo la squadra della Sigel Marsala, che viene anche punita con un cartellino giallo. È stato difficile per noi valutare questa palla se era dentro o fuori, perché era dalla parte opposta alla nostra postazione, ma comunque sotto gli occhi del primo arbitro. Primo set point di questo terzo set nelle mani di Aurora di Arcangelo. Bene la ricezione del Marsala, attacca con D'Este, riceve la palleggiatrice Aurora di Arcangelo. Monica Lestini con una parallela la chiude, 25 23, set vinto dalle ragazze di mister Luca D'Amico in questo finale di terzo set. La differenza sicuramente è stata fatta da Monica Lestini, è salita in cattedra e ha trascinato la propria squadra in questo finale di set ed è riuscita a conquistarlo 25-23 dopo aver perso il primo 25-20 e il secondo 25-21. Fra 3 minuti ripartiremo con la telecronaca diretta e assisteremo al quarto set. Grazie. Bentornati all'ascolto di questo quarto set. Riviviamo il terzo leggendo alcuni dati statistici. Monica Lestini top scorer con 8 punti, seguita a 5 da Giulia Cavalenca. Per il Marsala 4 punti Pistolesi e Okenwa. Questa volta le percentuali in ricezioni sono più alte per il Marsala, (56 a 52), mentre migliora in attacco la Tenaglia Altino Volley col 35% di positività con il 27%, e segnaliamo un dato sorprendente per questo avvio di stagione: 0 battute sbagliate per la Tenaglia Altino Volley contro 2 del Marsala. Si parte questo quarto set con un attacco a rete di Felicia Okenwa, regala il primo punto e Martina Spicocchi al servizio. Al centro sempre bene l'intesa tra Chiara Scacchetti e Sveva Parini, si torna sul punteggio di 1 a 1. Aurora di Arcangelo, fast per Asia Zingoni, in palleggio Monica Lestini, ancora prova una fast ma questa volta non la riesce a chiudere Asia Zingoni. Diciamo la palla non era delle migliori per lei. Monica Lestini, il suo pallonetto spinto finisce sull'antenna. Al servizio Sveva Parini sul punteggio di 2 a 2. Ricezione di Beatrice Meniconi, prova una parallela Monica Lestini ma la manda out. Scusate, correggo il punteggio, adesso è 4 a 1, era 3 a 1 prima e non 2 pari. Palla out di Sveva Parini. 2 a 4. Aurora di Arcangelo al servizio. Su Jessica Panucci, riceve e prova ad attaccare e lo fa in maniera vincente. In zona 6, proprio sulla linea di 3 metri. Felicia Okenwa al servizio sul punteggio di 5 a 2 la squadra del Marsala. Alessia Mastrilli, attacca di prima intenzione questa volta Asia Zingoni. Conquista il terzo punto l'Altino e manda al servizio Monica Lestini. Ricordiamo gran finale di terzo set per lei, non è partita purtroppo altrettanto bene in questo quarto set. sbagliando due attacchi ed un servizio. Jessica Panucci, ricordiamo ex di turno. Alessia Mastrilli, Aurora di Arcangelo per Giulia Cavalenca, ferma il muro, bene la difesa di Alessia Mastrilli sull'attacco della Pistolesi, prova a chiuderla Beatrice Meniconi, ma attenta la difesa di Jessica Panucci. Ancora Jessica Panucci al servizio, riceve Monica Lestini, attacca sulla rete Beatrice Meniconi. Ricordiamo Beatrice oggi prima partita da titolare per lei dopo diversi mesi di stop, sarà anche stanca la ragazza. Primo time out per Luca D'Amico sul punteggio di 8-3 per il Marsala. Vediamo che ha qualcosa da suggerire alla giovane palleggiatrice Aurora di Arcangelo, mentre il suo secondo Giovanni Guidozzi parla al resto delle ragazze. Sono terminati 30 secondi a disposizione. E ancora Jessica Panucci al servizio su Beatrice Meniconi, al centro la chiude ottimamente con un primo tempo splendido Asia Zingoni. E la stessa Zingoni al servizio. Bene il suo servizio, muro su D'Este, vincente. E torna a -3 la squadra di casa, 5-8 in questo quarto parziale. Asia Zingoni. Sul libero Vaccaro, questa volta Elisa D'Este sfrutta il nastro della rete, diciamo aiutata dal nastro della rete, e conquista un preziosissimo nono punto. E porta la sua squadra in vantaggio di 4 punti. È lei stessa che va al servizio, riceve Monica Lestini, Aurora d'Arcangelo in posto 4 su Beatrice Meniconi, difende Jessica Panucci, destra in backer per Pistolesi, con un pallonetto lungo non sorprende Monica Lestini, Aurora d'Arcangelo, Giulia Cavalenca sul muro e questa volta la chiude Sveva Parini, ancora aiutata dal nastro della rete. Due aiutini della rete che portano a +5 il vantaggio per la squadra ospite. Elisa D'Este al servizio. Buona ricezione di Monica Lestini, Giulia Cavalenca però con un pallonetto e di prima intenzione in maniera molto astuta Chiara Scacchetti in palleggio. C'è un primo cambio in questo quarto set, esce stremata Beatrice Meniconi ed entra Federica Comotti, punteggio di 11-5. E ancora Elisa D'Este al servizio. Ancora la ricezione di Monica Lestini, questa volta al centro, viene fermata Martina Spicocchi. Aurora di Arcangelo per Federica Comotti, sporca ancora il muro, ci riprova in posto 2 Giulia Cavalenca. Aurora di Arcangelo ancora per Federica Comotti, pallonetto, salva ancora la difesa del Marsala, riprova con un diagonale Federica Comotti e questa volta è Aurora Pistolesi con un attacco in parallela a chiudere questa lunga azione. Dove stavano prevalendo le attentissime difese. Elisa D'Este. Direttamente a rete. 6-12 questo quarto parziale. Giulia Cavalenca Pistolesi al centro, questa volta Sveva Parini, la manda out. Giulia Cavalenca riceve il libero Simona Vaccaro, fa quel che può la Pistolesi da seconda linea. Monica Lestini, salvataggio miracoloso di Jessica Panucci, alto salvataggio di Alessia Mastrilli, attacca una fast Martina Spicocchi e la solita parallela vincente di Aurora Pistolesi. La palleggiatrice Chiara Scacchetti al servizio sul punteggio di 13-7 in favore della propria squadra. Riceve Federica Comotti e prova ad attaccare, trova un muro out. E lei stessa che va al servizio sul punteggio di 8-13. Sono 5 i punti da recuperare. Impresa non facile ma non impossibile per la Tenaglia Altino Volley. Bene questo attacco chiuso da Aurora Pistolesi. Prova a spingerla ancora Aurora Pistolesi, ma il suo servizio è out. Martina Spicocchi al servizio. Punteggio di 9-14, sono sempre 5 i punti da recuperare. Vaccaro in ricezione al centro. Buona la combinazione con Sveva Parini, ha provato in tutti i modi l'Altino a ributtare la palla nell'altra parte del campo ma non c'è riuscita, e allora la stessa Sveva Parini al servizio. Federica Comotti, fischiato un fallo di doppia alla palleggiatrice Aurora di Arcangelo, e questa volta sul punteggio di 9-16 mister Luca D'Amico chiede il suo secondo e ultimo time out. Sono 7 i punti da recuperare, si fa sempre più dura per la Tenaglia Altino Volley conquistare il primo punto in questo difficilissimo avvio di stagione. Squadra, ricordiamo, neopromossa dopo aver vinto brillantemente lo scorso anno campionato di B1. Tante ragazze giovani ed esordienti. Infortunio alla capitana, ricordiamo Sissi Costantini, infortunio che la terrà per lungo tempo lontana dal parquet. Facciamo un grande in bocca al lupo a Silvia Costantini. Intanto continua a macinare punti il Marsala. Pallonetto vincente di Aurora Pistolesi e siamo 18-9. Sono 9 i punti che dividono le due squadre ed è ancora Sveva Parini al servizio. Federica Comotti, Aurora di Arcangelo, seconda linea per Giulia Cavalenca. Carica il suo destro Jessica Panucci, ma la palla è out, il suo attacco è direttamente fuori. Aurora di Arcangelo. Al servizio. Prova ancora da seconda linea Aurora Pistolesi, il muro tocca la palla e la manda out. Felisa Okenwa al servizio, punteggio 19-10. Alessia Mastrilli, Aurora di Arcangelo. Da posto 2 Monica Lestini, nulla può in difesa Felisa Okenwa. Ancora qualche consiglio di Luca D'Amico a Monica Lestini che sta andando al servizio. Palla corta, capisce tutto il libero Vaccaro. Jessica Panucci viene fermata dalla difesa di Monica Lestini, fa quello che può Giulia Cavalenca, ci riprova Jessica Panucci, ma questa volta a fermarla è Alessia Mastrilli. E Monica Lestini da seconda linea conquista un altro punto e si va sul 12-19. Ancora Monica Lestini, ancora corto il suo servizio, a ricevere la centrale D'Este, contrasto con Asia Zingoni, Aurora di Arcangelo per Federica Comotti e la palla è out, sportivamente chiamato anche dal mister Luca D'Amico. Out il diagonale di Federica Comotti ed è Jessica Panucci al servizio. E trova un ace Jessica Panucci. 21-12 questo quarto set. Riceve Alessia Mastrilli, attacca Federica Comotti, ci prova ma non arriva la palla Giulia Cavalenca. Esce la centrale Asia Zingoni ed entra Debora Ollea. 22-12, sono 10 punti a recuperare, non pochi visto che siamo sul finale di gara. Federica Comotti e Simona Vaccaro non può trattenere in difesa. Al servizio la nuova entrata Debora Ollea, punteggio di 13-22, sono 9 adesso i punti a recuperare. Il libero Vaccaro, la seconda linea Okenwa non perdona, sale a 23, solo 2 punti mancano a Marsala per portare a casa bottino pieno, 3 punti fondamentali. Servizio D'Este, Lestini, palla out di Giulia Cavalenca e sono tanti i punti match. Per il Marsala nelle mani di Elisa D'Este il primo match point. Monica Lestini, Aurora di Arcangelo, Federica Comotti. Ci crede ancora Federica, la spara forte sulle mani del muro e annulla il primo match point, ma sono ancora tanti i match point a disposizione per il Marsala. Adesso è Giulia Cavalenca al servizio, riceve Jessica Panucci e la chiude con un pallonetto astuto Sveva Parini. Termina qui il quarto set, 14-25. Ripetiamo i parziali: i primi 2 vinti 25-20, 25-21 dalla squadra ospite del Marsala, 25-23 vinto dall'Altino. Ultimo set 25-14 per il Marsala, 3 punti che portano a 14 in classifica la squadra del Marsala, ancora a 0 l'Altino. Prossima gara, 11ª e ultima giornata, l'Altino andrà a Ravenna, invece il Marsala riceverà il San Giovanni in Marignano. Ivano Donatelli vi saluta e vi augura una buona serata e appuntamento alla prossima gara interna dell'Altino. Grazie. Grazie a tutti e vi aspetto alla prossima partita, ve lo ricordo, 19 dicembre.